Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi, vi do il benvenuto a questo nuovissimo video. Oggi grandissimi, con la coppola in sottofondo, non l'ho levata, adesso la lascerò lì. Vi do il benvenuto a questo nuovissimo video dove grandissimi miei vi farò vedere una panoramica del Festival di Jule. Il primo aggiornamento, grandissimi miei, vi lascio qua in alto nelle schede, poi anche sotto magari in descrizione barra fine video, il rimando al video esplicativo e informativo appunto sul Festival di Jule e sulle sue varie versioni, perché come ho detto è un evento gratuito disponibile per tutti che però ha un aggiornamento, il primo che è attualmente in corso, che sarà in corso fino al 7 gennaio, e un secondo che sarà successivo, ovviamente, con delle novità in più molto interessanti. Ovviamente il video che vi andrò a mostrare, le clip di video che andremo a mostrare prossimamente, sono riguardanti al primo aggiornamento, con una piccola pecca. Ovvero, grandissimi miei, purtroppo ho parlato troppo presto, mi si è buggata malamente una missione, grandissimi miei, quella della birra scomparsa, che tra l'altro è una missione che a tanti ho visto che ha dato un po' di problemi. Ovvero che il nostro, diciamo, referente interlocutore di turno scompariva, era difficile da trovare. Purtroppo, ma è grandissima, la missione si è completamente buggata. Vi metto anche qua, purtroppo, e anche a fine video, degli screen barra appunto delle parti video, delle clip, in cui si vede effettivamente che questa missione non si può completare perché manca la possibilità di completarla, perché non mi fa vedere dove arrivare, con chi arrivare e con chi parlare. Completamente scomparso tutto. Peccato. Spero questo non influirà poi nel secondo espansione, nel secondo aggiornamento di questo DLC. Tutte le altre missioni le ho fatte, ve le farò vedere. E niente, vi lascio questa panoramica appunto sul Festival di Jule. Grandissimi miei, buona visione. Grandissimi miei, direi di iniziare ufficialmente le attività del Festival di Jule. Parla con Alwin, il bevitore, e iniziamo la missione. Ciao Alwin, come stai? Che è successo qui? Eivor è qui! Che gli dèi siano lodati, anche se sembrano averci abbandonati. Mi duole dirtelo, Eivor. Tekla se n'è andata. Cosa? È morta? No, 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 no. È via per una faccenda e ha affidato tutto al suo apprendista. Questo caos è opera sua. Chi è questo apprendista? Un ragazzo di nome Ake. Lui saprà dirti che è successo. Devi solo trovarlo. Io? Perché non tu? Qui serve qualcuno che ripulisca. E poi sono un po' brillo. Vai tu. Ok, dobbiamo trovare quindi questo Ake, l'apprendista che ha fatto un po' un casino. Va bene. Che bello lontano, ragazzi, 1000 metri. Sì. Vabbè. Ok, raggiungiamo anche per sistemare questo problema della birra scomparsa. Quindi raggiungiamo. Mi sembra abbastanza. No, sono in due. È da solo, no? È da solo, eccolo. Amico Dovrebbe mio. essere Ake. Che hai fatto? A quanto pare una sbornia non Tutto un aiuta a casino seguire sta a una fare. pista. Eccoli là, laggiù. Ma dove sono le botti? Tu, sei tu, Ake? Chi me lo chiede? Non mi conosci? Sono l'amico di Tekla, Eivor. Voglio sapere perché nella sua birreria regna il caos. Come osi? Non farei mai niente di simile. È colpa di quei banditi sassoni. Li abbatterò tutti, dal primo all'ultimo. Banditi, a Ravenstorp. Sembravano affabili. Ho offerto loro la nuova birra di Tekla. Abbiamo bevuto e poi, al mio risveglio, le botti erano sparite. Ma ora possiamo risolvere il problema insieme. A pugni! Hai fatto ubriacare dei banditi, quelli hanno agito come tali e ora cerchi violenza. Ah, che non sei in condizione di risolvere problemi. Ah no? Che ne dici se ti mostrassi come sto? Vedrai come combatte un mastro birraio. Abbassa quelle mani. Torneremo alla birreria finché non sarai di nuovo sobrio. Ora basta. Fatti sotto. Ah, ok, cioè va bene. Non pure picchiare il birraio, Il più grande mastro mo. birraio Ok, della siamo picchiati, gli storia. abbiamo dati, va bene. Non è giusto. Non ero pronto. Ake, torna alla birreria. Ho attraversato il mare per studiare con un mastro birraio. Tekla mi ha affidato la sua birra più pregiata e io l'ho persa.
Se tu sapessi che significa perdere la fiducia di qualcuno che ammiri, non saresti così insensibile. Facciamo un patto. Andremo a riprendere le botti. Ma lo farò io. Tu rimarrai alla barca, senza combattere. Molto bene. La birra devono averla i banditi. Chiama se ti serve aiuto. Detto fra noi, devi lavorare sul tuo sinistro. Vabbè, tanto l'hai presa, scemo, mica se fa, dice. Ok, noi andiamo di conseguenza a prenderci le... Oh, un membro dell'ordine. Mentre affronteremo il membro dell'ordine, andiamo anche a riprenderci le nostre scorte, che alla fine sono nostre. Ecco. Beh, c'è qualcos'altro da dire oltre a lui che cammina così? Direi di no. Il re di Tecla. Riconoscerei quelle botti ovunque. È una vera maestra. Sono qua sopra le botte grandissime, va bene. Quindi ecco, grandissimi, la botte. Prima ancora che c'è da riportare la birra all'accampamento. Sì, grandissima, importaggio l'abbraccio fino alla nave. Perché a campare non possiamo andare. Quindi, ok, ci vediamo direttamente là, visto che ci sono un po' di... ci sono 2 chilometri di intrattenimento. 3, anzi. Ok, grandissimi, eccoci qua a parlare con Tira. Ciao, Tira. Cos'è questo? Un nuovo gioco di Yule per provare la tua abilità. Bersagli girevoli. Ah. Devi colpire il maggior numero di bersagli nel minor tempo possibile. Vuoi fare una prova? Va bene, volentieri, certo. Passami un arco. Dai. Ok, ecco i bersagli. Sono per valore, diciamo, cioè quelli rossi valgono di più, tipo una roba del genere. Vai, interessante. Vediamo com'è. O si girano all'improvviso, uno alla volta. Allora. Verde. Rosso. Oh, si rigirano. Va bene. Va bene, 870 penso non sia malissimo. Non male, ma so che puoi fare di meglio. Riprova se vuoi. Ma no, va bene. Va bene, dai. Ah, ma possiamo parlare ancora? C'è attività ancora da fare? Sei pronto ora? C'è da fare un minimo, non ho capito. Però preferisco di no. Attente. Ok. Vediamo le altre attività che ci sono. Cioè, non ho capito. Lei non dobbiamo rifarlo perché c'è un minimo. Non ho capito bene questa cosa. Proviamo a battere lui che beve, sicuramente. Sembra piuttosto invitante. Una gara di bevute lo è sempre. Le regole sono... 1. Bevi finché sei il solo a reggerti in piedi. 2. Fine delle regole. Vuoi ok. provare? Certo, vai. Ma certo. Questa sarà tosta, eh? Ma perché c'è buggato? Riguardate il corno. Vabbè. Stracciato. Stracciato gara di bevute questo. Vedo che sai tracannare. Riprova quando vuoi. Grazie. Ok, ah no, ok, in realtà possiamo fare quando vogliamo. Qua c'è, penso, la sfida di combattimento. Non siamo nelle condizioni migliori, penso, però vorrei comunque provare a combattere. Vediamo se si fa combattere. Eivor, ho proprio... Grande Sunniva. Sunniva, Norvid mi ha detto che hai organizzato qualcosa. Un torneo di lotta. Il più grande torneo di lotta che questa terra abbia visto. Ci sono regole? Sì, sono molto semplici. Lotta, bevi, lotta! E ricorda, Eivor, più partecipanti ci sono, più alta è la vincita. Se trovi qualcuno disposto a provare, portalo con te. Allora, sei pronto a iniziare, mio possente amico? Va benissimo, dai, proviamo. Sì, voglio combattere. Sai che sono pronto. Dai, vediamo. Ok. Soffri. Ok, grandissimi. Uno è andato. Primo turno fatto.
Va a turni, vediamo. Avanza al turno successivo. Ma possiamo andare tipo all'infinito? Ah, qua si beve e poi c'è il turno successivo, che è molto rendotto più, un pochino più difficile, eh? Ecco Giacomino. Dove è Giacomino? Prima c'era Giovannino, adesso c'è Giacomino. Ok, è andato giù anche Giacomino. Perfetto. Andiamo al terzo turno. Penso grandissimi di fare 3-4-5 turni. Se registro fino al quinto turno e poi basta, perché come vedete è abbastanza ripetitivo. Ok, è andato pure lui. Abbiamo preso un colpo in più alla fine che non dovevamo prendere, però va bene. Facciamo. Abbondiamo il torneo, ragazzi. Cioè. Non hai dato grande prova di te, ma meriti comunque dei gettoni. Vabbè, ma dovevamo andare avanti così per quanto? Per 50 turni? Non ho capito sta cosa. 20 gettoni di Yulia, che sono comunque di più degli altri, quindi va bene. Vediamo un attimo anche se ci sono altre missioni, a parte queste, diciamo, attività. Grandissimi miei, andiamo a fare questa missione che dovrebbe essere appunto la missione della caccia alla mucca. Quindi parliamo con Winfried di questa mucca, vediamo che ci dice. Devi stare attento, quante volte te l'ho già detto di stare attento. Winfried, Bertam, sembrate più tesi che festosi. Non sono tesa, sono furiosa. Il mio stupido figlio ha fatto fuggire le bestie allevate per la festa. Le ha liberate. Le hai liberate? Perché? Mi crederesti se ti dicessi che l'ho fatto perché sono un lupo solitario che odia le regole? E se ti dicessi che le ho portate al fiume per l'ultimo pascolo e che mi sono spaventato quando una delle mucche mi ha guardato male? Ah, ora ti credo. Vuoi che mi occupi di recuperare il bestiame? Porta Bertam con te. Forse tu saprai proteggerlo da quelle bestie terrificanti. Vai, tesoro, va con Eivor. Va bene. Mucche terrificanti. Va bene, andiamo. Qui è dove è successo. Le bestie saranno vicine. Bene. Iniziamo a cercarle. Mucca numero uno. Ok, carne raccolta. Let's go. Andiamo alla prossima. Va tutto un po' così, mi sa. Posso capire i tuoi timori. Anche le creature addomesticate hanno forza da vendere. Ora. Sei un esperto. Aiuterai Maida nella caccia. Bertam! Oh, per gli dèi. Mi hai visto, Eivor? Per un momento non ci ho creduto. Bel lavoro, cuore pavido. Hai sopraffatto il tuo nemico. Ti prego, non farlo diventare il mio. Ho fatto la kill finale lui. Wow. Grazie, Eivor. Questa parte è decisamente faticosa. Maida non crederà a quello che ho fatto, e neanche mia madre. Ok, grandissimi, torniamo al campo base, a Ravenstorp, per raccontare l'accaduto e portare la carne. Ok, grandissimi miei, eccoci tornati a Ravenstorp e riportiamo Bertam da Winfred, riportiamolo con le buone novelle. Bertam, sei tornato senza neanche un graffio. Winfred, ti riporto tuo figlio, Bertam l'uccisore di bestie. Oh, l'uccisore di bestie! Avresti dovuto vedermi là fuori, madre. Seminavo terrore con le frecce. Ma ora devo andare.
Andare? E dove? Voglio mostrare a Maida il sangue ancora fresco. Ci vediamo alla festa. Beh, Eivor, grazie. Qualunque cosa tu abbia fatto mi fa piacere. Mission complete. Grandissimi, dopo aver completato un po' di missione, aver fatto un po' di risi, di bevute, un po' di tiri con l'arco, ci dobbiamo recare per ottenere appunto nostre ricompense, perché come abbiamo detto, questo primo aggiornamento del festa di Yule ha delle ricompense, quindi set di armature eccetera eccetera. Dobbiamo andare da Norvid e dobbiamo parlargli. Ok, grandissimi. Parlandogli appunto ci mostrerà questo elenco di set di armature, molto probabilmente, che sarà ottenibile attraverso i gettoni che ci hanno dato le varie attività barra missioni. Purtroppo, come sapete molto bene, una delle mie missioni che dava più ricompense buggata, quindi io ho 195 di gettoni del Festival di Yule. E questi, guardate cosa sono, mi piace il parabraccia, cerimoniali di Mordrite, ok. Abbiamo il copricapo, sempre cerimoniale di Mordrite, la cappa cerimoniale, la veste cerimoniale, non mi sembra che diano tantissimo, pantaloni, ok, scudo e Skarmasax, ok. E poi abbiamo anche le decorazioni, interessanti, tatuaggi. Ok, quindi questo appunto è tutto il set che si può realizzare. Penso, ragazzi, completando anche l'altra missione e magari combattendo qualche altra volta, di che si possa ottenere tutto. Non mi sembra un set particolarmente forte, se posso essere onesto. Lo scudo è carino, questo non è male, non è niente di che. Io magari lo scudo costa 150 anche. Va bene, io mi sa che prendo qualche decorazione, tipo il faggio di Yule, mi piace. Prendo anche, no, volevo prendere anche lo scudo, quindi prendo anche lo scudo, tirava e nulla. Quindi grandissime, questo è quanto appunto su questo congiuramento del Festival di Yule.